Ora ci siamo tutti. Ok, nel caso, Chiara, se vedi domande, Hai che a me non può. dimmi perché. Cioè, non vedo proprio. Perché a me non va e quindi. Neanche a me va. Cioè, non vedo i commenti. Eppure è strano, Ma infatti l'altra volta andava benissimo. no? Io li vedo, cioè anche dal telefono li vedo. Io sono dal telefono, ma non vedo. Ok, aspetta, live, espandi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh, Io ci finalmente. sono. Un po' a scatto di tonno, però ci sono. Ok. Quindi direi di partire. Quindi, Beh, buonasera a Chiara, tutti. gira la webcam che sei storta adesso. Ora sono storta Ok. io? No, 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 solo lei, perché c'aveva il telefono Ah, messo. no, Ok, ora ok. mo ci siamo. Ok, finalmente è il Clima Champions che ha fatto un Sì, attimo il sballare un Clima po' tutto. Champions. Oggi insieme a me a condurre c'è la nostra bomber, lo devo dire, Chiara D'Ambrosio. Ciao, piacere. E salutiamo anche, esatto, salutiamo anche l'amministratore di AC Milan Inside, Miki. Ciao Deborah, buonasera a In tutto tutti. questo volevo. Ok, in tutto questo volevo anche mandare, come avevo detto a Miki, un bacione al gruppo 28 maggio. E niente, io direi di iniziare e di presentare soprattutto il nostro ospite, che è Esatto. un piacere avere con noi, è un giornalista così, Pietro Balzano. Ciao, ciao E volevamo ragazzi. infatti. Ti ringrazio da nome di tutti inizialmente perché è veramente un onore avere la possibilità di intervistarti. Raga, grazie a voi. Sono super contento di essere qui con voi. Poi Miki lo conosco da un po', quindi mi fa piacere. Piacere tutto nostro, Pietro. Intanto ho spammato il tuo profilo di Instagram in chat. Sì, Andate a ma dillo lasciargli. perché l'hai fatto. Esatto. Ma c'è un motivo, adesso ve lo spiego io perché l'ha fatto. Fuori onda stavo parlando con Miki e stavo raccontando della mia difficoltà di trascinare i follower da Twitter, dove ne ho tipo 40, 45.000, non mi ricordo, Sì, ho 40.000, a visto, ho visto. Instagram, dove sono 5.000 fermi lì, custoditi gelosamente, e decido di non salire e non scendere. Rimangono lì. Quindi, sì, quindi devo capire prima o poi, ma ci No, 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 ma arriveremo. infatti a tutti quelli che ci sono stasera dico appunto di seguirci sui social, seguire Sì. Pietro, Bravo. perché è giusto che la tua pagina salga. Abbiamo infatti ha messo Miki i social, sia mio, di Chiara, quello di AC Milan Inside. Io direi di partire. Ah, e se volete chiedere qualcosa anche voi a Pietro, basta che scrivete e una tra me e Chiara leggerà Esatto. cioè, se Twitch non decide di Non dà balzare. problemi, esatto. Allora, esatto. Allora, Pietro, Vai. partiamo dall'inizio. Yes. Partiamo proprio da te. Da dove nasce l'amore per il Milan e per il giornalismo? Partiamo dal Milan, che è più semplice. Ok. È strano, nel senso che vi racconto un aneddoto mio personale che spiega perché è strano. Mio papà era tifoso del Napoli, no? Noi vivevamo a Milano, ma mio papà era tifoso del Ok. Napoli e cercava in tutti i modi, da bambino, di trascinarmi e farmi diventare tifoso del Napoli. Parliamo tra l'altro del Napoli di Maradona, quindi un Napoli anche comunque di alto livello. Io non ero interessato nell'argomento e mi ricordo che andando a scuola, in prima elementare, sono stato influenzato come tanti da tutti i miei compagni che erano tantissimi milanisti. E torno a casa da mio padre il primo giorno di scuola e dico: papà, mi dispiace, ti devo dire una cosa, io sono milanista. Che è stata, credo, la prima delle delusioni, delle tante delusioni che ha dato mio padre. Scherzi a parte, poi ovviamente da lì è stato tutto un crescendo, fin quando poi ho iniziato ad andare allo stadio. Vivendo a Milano avevo la fortuna di poterci andare molto facilmente, ho iniziato molto presto ad andare in curva. Questo mi ha consentito anche di vivere il Milan sia proprio da tifoso, da ultra, passatemi il termine, facendo anche tante trasferte in giro per l'Italia. E
Sia poi ho avuto dopo la fortuna col giornalismo, e l'ho sempre detto perché è una enorme fortuna, di poter raccontare il Milan a chi mi seguiva. E io ho sempre detto, per me è stato un onore enorme raccontare, avere la possibilità di raccontare il Milan a qualcuno. È stata una soddisfazione enorme. Come è nato invece l'amore per il giornalismo? È nato più che l'amore per il giornalismo, è iniziato come amore per il calcio, per il Milan. Non volevo fare la professione che voleva che facessi mio papà, e allora ho detto, devo pensare a inventarmi qualcosa al più presto che mi faccia, che diventi un lavoro e che sia legato al calcio, al Milan, e fare il giornalista era la cosa più semplice. Salvo poi la mia è una storia un po' particolare, perché io poi l'ho abbandonato, ci sono rientrato a piede, insomma, gamba tesa, facendo il direttore poi di Radio Rossonera dal 2016-2017, primo anno dei cinesi, per capirci. Ok, e, sì, perché quando ti ho conosciuto comunque che ero allo stadio. Sì, 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 e da lì è stato un crescendo, da lì è stato un crescendo, perché grazie a Dio la radio è andata bene, questo ci ha consentito anche di vivere delle situazioni pazzesche, dall'intervista a Gazzidis, per esempio, che è stata una delle cose che ricordo con più soddisfazione, ma aver intervistato Savicevic, aver intervistato Super Seba Rossi, aver intervistato, vabbè, ai tempi Mirabelli era il direttore sportivo del Milan, aver intervistato... Sono successe tante cose belle, essere stato intervistato dalla BBC. Io ancora, mia madre non ci credeva di vedermi alla BBC. Gli ho detto, mamma, giuro che non ho fatto né furti né rapine. Scherzi a parte, è stato, sono stati 3 anni, soprattutto quelli di Radio Rossonera, bellissimi, dove tra l'altro poi per forza di cose conosci il mondo Milan, sia, mi sentite? Sia a livello di giocatori, sia a livello di persone che ci lavorano, perché la cosa che non sanno in molti è che c'è un universo di persone che lavorano dietro al club, da chi lavora nella parte della comunicazione. Esatto. Adesso hanno una media house con i nuovi studios molto bella, dove fanno prodotti di livello, e si vede anche sui social la differenza di comunicazione, sì, la crescita a livello di comunicazione. Sì, hanno persone nel commerciale, ho un sacco di amici che lavorano nel Milan, infatti dico sempre a questi amici, se devo dire male, la cosa bella è che sono diventati amici a prescindere, infatti io se devo... sono contento di aver smesso di fare il giornalista legato a quel mondo, perché quando hai degli amici che lavorano nel club, se magari devi fare una critica sei in difficoltà se devi farla pubblicamente, perché comunque non c'è più il fatto del Milan, ma ci sono degli amici che sai che lavorano sodo, lavorano duro, si sbattono, eccetera eccetera. Però diciamo che i tre anni di Radio Rossonera per me sono stati indimenticabili, ho vissuto il Milan in lungo e in largo, ho raccontato partite, ho visto trasferte, sono successe 200 milioni di cose bellissime. Poi nella vita si volta anche pagina, nel senso che uno vuole, almeno io ho tanta voglia sempre di crescere, no? Soprattutto nel lavoro ho tanta voglia di arrivare sempre più in alto e di conoscere cose. E quando poi mi hanno presentato un progetto totalmente diverso, ho detto subito sì, perché parlavamo di un progetto molto grosso, molto ambizioso, che è il posto dove lavoro adesso e chiudo, che è la First, che è un'agenzia di procura. Tra l'altro abbiamo fatto adesso un'operazione col Milan, che è quella di Bakayoko, che abbiamo chiuso da poco, e io gestisco la comunicazione, ecco, dell'agenzia. Basta, adesso ho parlato fin troppo di me, la gente si è rotta le palle. Assolutamente, anzi, molto. Esatto. Beh, andiamo con la seconda domanda, allora. Vai. Ok, una domanda un po' generica. Sì. Cosa ne pensi del Milan di Pioli? Dai, qua è più generale, non siamo andati nel dettaglio. No, prova bene, perché mi fate un assist. Oggi volevo fare un tweet, solo che poi stavo guidando, ho detto lo faccio dopo. Io appartengo ad una di quelle schiere di persone
quando fu annunciato Pioli ero molto scontento. Ero molto scontento perché non mi sarei mai giocato un euro su un Pioli a lungo termine al Milan, né su un Pioli capace di Penso che tu non incidere fossi l'unico. come tantissime persone, come tantissime esatto. persone. Cioè, Però obiettivamente quando ci hanno detto questa cosa, cioè non mi credo che qualcuno abbia detto dai, adesso voltiamo. Bello, Però mi esatto. rimprovero perché secondo me in quel caso ho ragionato ancora da tifoso. Secondo me poi la differenza tra tifoso e addetto ai lavori è che il tifoso è giusto che abbia la sua emozione, l'addetto ai lavori deve invece metterla un attimo da parte e essere più Sì. razionale, e non lo sono stato. A posteriori io vorrei chiedere scusa, no, a Mister Pioli. Perché? Perché ho twittato proprio ieri, guarda, ve lo vado a riprendere perché credo che finalmente sono riuscito a fare un tweet in cui riassumo veramente il mio pensiero per bene, è sempre difficile in quei pochi caratteri, Sì, che è, io ho esatto. scritto, quel che mi sta piacendo di questo Milan, del Milan di Pioli, è l'intenzione e la volontà di proporre un tipo di calcio propositivo, cioè la squadra ha sempre un'idea chiara di cosa si vuole provare a sviluppare in campo. Poi non ci riusciremo sempre, ci saranno volte in cui faremo dei flop enormi. Ma la squadra entra in campo sempre con un'idea chiara di cosa vuol fare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Pioli è entrato nella testa dei giocatori, vuol dire che li ha convinti con le sue idee, con la sua idea di calcio, perché vi svelo un segreto: il calciatore, se vede che l'allenatore è competente, se vede che l'allenatore gli trasmette fiducia in quello che devono fare in campo e che quello poi li porterà a vincere, il calciatore ti segue. Sì. È Se il calciatore sente l'incertezza dell'allenatore lo molla. È una legge questa. E Pioli è stato bravo perché ha dato quella che molti chiamano la famosa identità di squadra, no? Il Milan ha una precisa identità. Gioca a pallone, propositivo, cercano la verticalizzazione, non hanno paura, è una squadra che è molto proattiva, cioè non è una squadra che ti aspetta, è una squadra che prova a giocare. E voi, mi direte voi da giusto, tifosi allo vero. stadio, vi divertite a guardare il Milan Sì, adesso. indubbiamente. Questo è il vero Sì. step. Perché col Milan di Gattuso, per esempio, e non voglio criticare Rino, perché poi per me Rino è tornando ai discorsi che ci siamo fatti prima, ho conosciuto personalmente Gattuso e vi assicuro che è una persona non A chi lo squisita dici? di più. Però il Guarda, problema di senza averlo quel. conosciuto di persona, lo amo, quindi. Sì, ma vabbè, ma Vabbè, ma poi si vede, Ma cioè. credetemi che fuori da quello è una persona che ha un rispetto umano enorme, enorme. Vabbè, comunque il problema di quel So Milan che lì, ha secondo parlato me. di persone, quindi. Sì. Il problema del Milan di Gattuso, secondo me, era che non c'era questo essere propositivo. Era un Milan che Aspettava, aspettava. attendeva un po' gli eventi, Sì. aveva tanti Sì, uomini è dietro la vero. palla. Invece il Milan di adesso no, il Milan di adesso vuole giocare a pallone. Come va, va, ma vuole giocare a pallone. E questo è lo step vincente, secondo me. Che Assolutamente. nell'arco del tempo, quando il Milan poi potrà permettersi sempre più avanti giocatori qualitativamente ancora più forti, ci renderà una squadra molto importante, secondo me. E mi sono dilungato anche qui, ma io sono così. Ok, no, va benissimo. Non ti preoccupare, sei veramente chiarissimo. Meno È male. interessante. Siamo un'altra domanda Vai. legata comunque a questo. Un po' di commenti ne stavamo parlando anche prima su Milan-Lazio di ieri. Cioè di sì, Sai. hai capito. Sì. Perché ti riguardi gol tu? Esatto. È stato, esatto, è stato un bel Milan, poco da dire, nel senso che sono andato anche a vedermi un po' i dati della partita. Io poi ho la fissazione di riguardare la partita il giorno dopo, che la guardo a mente lucida, no? E soprattutto sono andato a vedermi un po' di dati della partita e stavo vedendo gli expected goals della Lazio, che è le occasioni da gol, ed era 0,7. Stiamo parlando di qualcosa di bassissimo. Questo cosa vuol dire? Che una squadra come la Lazio di Sarri, che è una squadra fondamentalmente Sarri sappiamo fa giocare le sue squadre molto bene e soprattutto non ha paura a provare ad offendere l'avversario, ad attaccare, ha avuto difficoltà a creare contro questo Milan. È una lezione di calcio, passatemi il termine. È stato un Milan cinico che ha giocato bene quando ha avuto le occasioni, ha segnato e non è mai stata in discussione la vittoria del Milan. Io
ero molto tranquillo, molto sereno. Anche sull'1-0, non ho mai avuto la sensazione che il Milan potesse prendere gol, ti dico la verità. Sì. Non so se voi anche voi avete avuto questa sensazione, però è stato un bel Milan, è stato un bel Sì. No, Milan no, no. Infatti, contro una squadra non no, più che altro semplice, veramente non ha dato modo di giocare alla Lazio e io eh. non me la sono sincera, non mi aspettavo che veramente giocasse così con questa grinta che bloccasse totalmente la Lazio. Tra l'altro, brava, hai detto. Perché Sono d'accordo, ha bloccato, ma lì è stato bravo Pioli perché lui ha messo, ha capito che per vincerla doveva impedire alle due mezzali della Lazio, quindi Milinkovic e quindi Luis esatto. Alberto, di fare gioco, che sì, ha preso e ha messo in tasca Milinkovic, se l'è preso e messo in tasca, e il resto è stato solo Milan. Il resto è stato Questa solo Milan. espressione mi piace. Esatto, Sì. è stato solo Esatto. Milan, quindi e qui anche qui complimenti a Pioli perché l'ha letta Sì. bene e leggerla bene contro Sarri non è un qualcosa di facile, anzi. Poi diciamo che è un periodo anche in cui No, il Milan sta, in cui il Milan sta bene, era importante arrivare alla sfida di domani con un po' di fiducia, ecco. sì, indubbiamente, indubbiamente. va bene, allora passiamo con l'altra domanda. Comunque, Chiara, se vedi delle domande, siccome a me oppure Miki, È che non perché non sta le andando tanto, se vedete voi delle vedo. Io non domande, riesco a provate a vederle farlo perché purtroppo. Vabbè, a Pietro chiedono se domani mattina ti chiedessero di diventare DS del Milan. Chi poi compreresti come primo acquisto? però mi dovete dare anche il budget, in base a No, quello quello non lo ci. scrivono, quindi. Illimitato questo. Beh, se, allora, beh, ti rispondo sia con Vabbè, è budget. illimitato. Ti rispondo sia con budget illimitato sia con budget limitato. Con budget illimitato, secondo me, c'è solo un giocatore che puoi prendere che è Erling Haaland, che secondo me è il futuro del calcio mondiale. Insomma, io, tra l'altro, vi racconto un aneddoto anche qui. Ho un caro amico che si Ah, chiama. ti hanno detto budget 30 milioni. 30 È milioni. l'unica Ma che riesco a manco. vedere. Hanno Budget. scritto anche il budget. Manco la E allora scarpa. rispondiamo anche su quello. Ma vi racconto un aneddoto qua su Haaland. Praticamente io ho un carissimo amico che tra l'altro lavorava con me a Radio Rossonera, che si chiama Matteo Vismara, è un giornalista e segue tantissimo il calcio giovanile, no? Chiacchieravamo e stavamo vedendo, era il Mondiale Under 17, proprio dei malati, il Mondiale Under 17 e giocava la Norvegia. Norvegia che se non sbaglio segnò, vinse quella partita 7-1 con 4 gol di questo cavallone norvegese che era poi Haaland. Quindi l'abbiamo seguito, ci piaceva un sacco. Poi Haaland è esploso, insomma, adesso parliamo Eh beh. di un quasi robot, secondo me. Sì. Invece a budget 30 milioni non è facile. A me piaceva molto un ragazzo che è andato all'Ipsia, che è Dominic Szoboszlai. Lo ritengo un giocatore importantissimo, ungherese, grandi capacità di calcio, anche a livello di atletico. È un giocatore che mi piaceva enormemente. E poi porto l'acqua al mio mulino e alla nostra agenzia. Il Milan è andato molto vicino a prendere Dani Olmo 2 anni fa e la cifra era intorno ai 30 milioni, era 25. Considerato che adesso Dani ha un valore di circa 60 milioni per il Lipsia, sarebbe stato un bel investimento per il Bellissimo, Milan. bellissimo. Averlo avuto in squadra, però vabbè, diciamo che se dovessi scegliere con 30 milioni avrei preso Dominic Szoboszlai dell'Ipsia, credo. Ti direi Mason Mount, ma lì secondo me siamo almeno sui Sì, 50-60 milioni. anche secondo me. Oriamo. Va bene, dai, allora neanche un'altra domanda. In tema di mercato futuro, Allora. ti piacerebbe riuscire a portare qualcuno della vostra agenzia, forse, il rossonero? Allora, sì, beh, certamente, certamente. Questa arriva da Miki, eh? Te È giusto l'avevo dirtelo, arriva da Miki. detto, no? Me Certo. l'aveva detto. Allora, certamente, nel senso che poi io non sono un agente,
per adesso, per il futuro chi lo sa, ma quindi curo la comunicazione dei giocatori che abbiamo in agenzia e dell'agenzia. Aver fatto il primo acquisto, il primo deal col Milan, che è stato quello di Bakayoko, che insomma è stato anche un deal complicato perché il Chelsea è un osso duro, bisognava trovare una quadra, si è trovato una quadra con un prestito biennale con diritto di riscatto che diventa obbligo con determinate condizioni, un'operazione difficile, ma sicuramente abbiamo percepito anche a livello di agenzia cosa vuol dire fare un deal col Milan anche a livello mediatico, no? Abbiamo avuto tanto gli occhi addosso e soprattutto la cosa buffa è che io sono passato da cercare di scovare una notizia, no? Da giornalista, da direttore di Radio Rossonera, io volevo scovare le notizie sul Milan, a doverla nascondere un po' dai miei ex colleghi e soprattutto comunque aiutarli, perché quando curi poi la comunicazione curi anche i rapporti con i giornalisti, che mi scrivevano 200 messaggi al giorno: Pie, ma allora Baca. Quindi è stato strano. La chat Baca, Baca. Sì, il mio WhatsApp era devastante. Poi io, è un mondo che conosco bene, quindi ho cercato di quello che potevo dirgli, ho cercato di farli lavorare. Però sì, mediaticamente fare un deal col Milan è diverso. E poi anche per me a livello emozionale sicuramente mi fa molto più piacere, nel senso che anche solo, ad esempio, preparare il video che abbiamo preparato per Bakayoko, le grafiche per Bakayoko, eccetera, eccetera, farle per il Milan è sempre più bello, ecco, mettiamola così. Indubbiamente. Poi se dovessi scegliere di portare uno, a me piacerebbe vedere Dani Olmo al Milan, anche se credo che ormai il treno sia passato, credo. Sì, però mi piacerebbe moltissimo, perché insomma mai nella vita. Abbiamo visto quest'estate con la Spagna di cosa è capace Dani, rigore sbagliato a parte, che insomma quello fa parte del gioco, però abbiamo visto nell'arco dei 90 minuti proprio contro l'Italia ci ha fatto uscire pazzi, eh. Sì, sì. Quindi, però vediamo, anche Icone, per esempio, Icone del Lille, che è un giocatore che abbiamo noi in agenzia, è un giocatore che al Milan piaceva moltissimo, ad esempio. Quello è secondo me è più facile che potrebbe arrivare. Sì, anche se diciamo che secondo me questo poteva essere l'anno giusto. Sì. Vediamo, poi il calciomercato è talmente strano, cambia di continuo. Guardate Messias, non era assolutamente previsto che il Milan andasse su Messias, poi ha avuto la sua chance e ci auguriamo tutti, a prescindere, che Messias possa far bene, ecco. Sì. Ci auguriamo. Sì. Ne parlavamo infatti nell'altra live, che siamo speranzosi alla fine comunque. Sì, perché certo. Cioè, secondo me se lo merita, quindi... Allora... Siamo in clima Champions, infatti, tra poco. Sì. Ok, domani grande partita con una squadra che per noi, diciamo, ha dei vari ricordi. Sì. Però abbiamo Ibra out. Tu cosa ne pensi? Cosa ti aspetti di questo Milan in Champions? E secondo te come appunto reagirà col fatto che nella prima partita, tra virgolette, Dio non ci sarà? Allora, partiamo da Milan, che io grazie a Dio ho avuto la fortuna di vedere ad Atene, Milan-Liverpool, con la vittoria del Milan in Champions, quindi ho visto quella giusta di partita e grazie a Dio non sono andato a Istanbul. Partiamo da un presupposto: non vedevamo l'ora di tornare a sentire quella musichetta. Ne parlavo con Mauro Suma, col direttore Suma, dove gli dicevo: cazzo Mauro, io non vedevo l'ora di tornare a sentire quella musica, quella della Champions, e vedere i colori rossoneri. Quindi io non vedo l'ora. Il girone non è facile, il Liverpool di siamo coscienti di questo. Ne siamo coscientissimi, il Liverpool di Klopp, abbiamo l'Atletico e il Porto, quindi è un girone tosto, ma credo che questo Milan ne uscirà, che non vuol dire che esce dal girone, fatemi specificare,
ma uscirà da queste partite sempre a testa alta. Non so se vincerà, non so se perderà, ma torniamo al discorso che facevo prima. È un Milan che ha la sua identità ormai. Il Milan andrà lì e giocherà a calcio. Certo, non andrà a fare il kamikaze ovviamente contro una squadra che ti riparte con Momo Salah, con Diogo Jota, con i terzini, come si chiama, Robertson Trent Arnold. Alexander-Arnold, che sono devastanti. La squadra è fortissima. Il Liverpool ha un allenatore in panchina che è un genio. Però non ho paura, non ho paura, ti dirò di più, non ho paura nemmeno senza Dio, nemmeno senza Ibra. Certo, sarebbe stato più comodo a livello di testa arrivarci con Ibra, ma con la Lazio abbiamo dimostrato che questa squadra ha soluzioni per tutto, anche se non c'è quella. Chiaro, era meglio giocarci con Ibra o era meglio giocarci con Giroud dall'inizio. Però questa squadra ha soluzioni. Dove non ci arriva col singolo, ci arriva a livello corale. E questo, secondo me, è il segreto di questa squadra. Con È la vero, Lazio, il primo tempo è ci è arrivato a vero. livello Questa è la corale. differenza degli anni passati. Voi, sì, guarda, vi È vero. faccio una domanda io a voi. Nella sfida con la Ok. Lazio vi sentite di bocciare qualcuno? Io nessuno. Yeah. Perché la squadra ha Lo dico giocato. malincuore. Lo dico malincuore Vai. perché Teo, cioè io lo amo Vai. follemente, però sia contro Lazio sia la partita precedente non mi è piaciuto molto. Bocciare no, Sì, però non ha quel però perché? Perché Teo ci ha abituati Lo spring. Brava. a partite devastanti. Teo ci ha abituato ad essere decisivo sempre. Sì. Però, secondo me, magari un po' più in ombra rispetto ad altre partite, sono d'accordo con te, ma non mi sentirei di bocciarlo in No, quella partita esatto, con la bocciarlo Lazio. no, però. La squadra ha funzionato, la squadra nel complesso ha funzionato, la verità è questa. Sì, E è quindi, questo. poi, Ha funzionato chiaro indipendentemente. Cioè, è che. bello proprio che è la squadra. Cioè, prima magari dicevi, cioè stavi col singolo e Sì. dicevi, oddio, come ha giocato, come ha fatto. Esatto. Invece adesso c'è proprio sanno giocare insieme. È Sì, questo il ma poi. bello. Tutti hanno un obiettivo. Chiaro che andare ad Anfield con la forza psicologica di Ibrahimovic sarebbe stato meglio, indubbiamente. Però non c'è Ibra, io non, nella vita come nel calcio sono abituato a cercare sempre di non far drammi, di vedere delle opportunità dove c'è un problema. L'opportunità sarà che Leao ha chance di confermarsi dopo la buonissima prestazione con la Lazio, Rebic ha chance di dimostrare che è un pazzo come sempre, di fare le sue giocate ignoranti dal nulla, che sì, avrà le sue chance di farsi conoscere bene in Europa, eccetera, eccetera. Sono d'accordo. Allora, l'altra domanda, restando sempre in tema, cosa ne pensi della prestazione di Tonali che invece ha fatto una grandissima partita e comunque del suo costante miglioramento? Beh, su Tonali c'è da dire una cosa che molti si dimenticano. Parliamo di un 2000, mi sembra, no? Credo un classe 2000. Ma soprattutto, Tonali è al secondo anno di Milan, ok? Maldini, in un'intervista, me lo ricordo sempre, disse: tanti giocatori saranno al secondo anno di Milan. Questo cosa vuol dire? Che il primo anno, non è mai facile. Il Milan resta una maglia pesantissima. Nel secondo anno, ne hai mangiate di bistecche, non so come dire, hai messo Sì, su sì. Sì. esperienza, hai iniziato a vaccinare, per usare un termine a noi caro, hai iniziato a vaccinarti alla maglia del Milan e soprattutto al peso che ha quella maglia. Tonali, secondo me, sono due i fattori. Uno, è al secondo anno di Milan e sta crescendo, è un giovane ed è giusto che cresca. E due, sta iniziando la preparazione dall'inizio. L'anno scorso ha avuto problemi, ha avuto il Covid di mezzo, ha iniziato dopo. Sono cose che influiscono nell'arco di una stagione. Ma soprattutto, secondo me, doveva semplicemente scrollarsi di dosso l'ansia da Milan, che secondo me per un ragazzo giovane e un ragazzo giovane milanista Esatto, pesa scorrere, ancora sì, di proprio più. milanista, Sì. quindi lui In gioca per più, la sua maglia, per la sua squadra, brava, cioè. brava, e in più ha rinunciato a tanti soldini quest'estate per restare Per al tornare, Milan. Esatto, sì. A su differenza di questo in altri, realtà ti volevo esatto. fare un post su Mi fa questo, onore. perché cioè,
Era proprio vicino a tutto quello che era successo con gli altri. I tifosi hanno apprezzato questo, Sì, bravi, soprattutto perché a noi venivano serviva, col adottato. fatto che poi... I tifosi Esatto. hanno adottato Sandrino ed è giusto che sia così e lui ne sta uscendo bene, è partito forte e sono sicuro che tutta questa stagione Che Tonali può sarà un fare? giocatore importante in questa squadra. Anche se poi secondo me domani, vista anche l'indisposizione che ha avuto stanotte, da quello che ho saputo, Dovrebbe insomma, giocare Bennasser. Fonte Sì, Milan dovrebbe giocare la febbre. Bennasser, che sì, dovrebbe giocare Salemaker, dovrebbe giocare Brahim, Leao, Rebic, questa dovrebbe Sì. essere la grandina della squadra. Calabria, Kjaer, Tomori, Theo dietro. La Ok. grande linea. Visto che siamo un po' in ritardo, ma prima di lasciarti volevo fare una domanda, Vai, vai. che è quella proprio fresca. Su che si Cosa rinnova o volete sapere su che sì? no? Io Allora, sono preoccupata. dovrei fare come Galliani che diceva arrivederci, arrivederci e sentiamo Anche vedi che se ne va, la live va, esplode, non c'è più Esatto. nulla. No, allora, prendo un minuto per rispondere a questa domanda. Il Milan sta facendo tutto quello che è necessario per cercare di trattenere che sì. L'ultima offerta fatta dal Milan è un'offerta importante, soprattutto in questo periodo storico nel calcio e non. Esatto. Il problema è che si deve scegliere a un certo punto se la gente, io poi sono in una posizione che non posso nemmeno, però diciamo così, ci Ti ho sono messo altre in difficoltà, offerte. non Sì, ti no, ma sì, mangiare. ma sì, ma sì, perché fossi ancora solo, fossi solo giornalista, ti direi, vabbè, ti direi la mia, ma visto che Sì, lavoro per sì, sì. un'agenzia di C'è procura, questo parlare di altri sì. agenti è sempre brutto. Però quello che voglio dire è che è chiaro. C'è anche un tema economico che soddisfa anche tutte le parti in causa, cioè anche la gente, anche il calciatore, eccetera, eccetera. Il Milan non ha intenzione di soddisfare le parti economiche della gente a quel livello, o probabilmente altri club puntano proprio su quello. A un certo punto la scelta deve essere dello stesso Frank, anche perché Frank è stato chiaro in un'intervista che ha fatto lui, non forzato da nessuno, dove ha detto: torno a Milano, finite le Olimpiadi e sistemo tutto, il Milan mi avrà, bla 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 bla. Poi, se A non me è sarà quello che che sì, spaventa, perché... raga, di cosa vi spaventate? Voi vi immaginavate quest'anno un Milan senza Gigi Donnarumma, che doveva essere la nostra È bandiera in quello il questi problema, anni? capito? Siccome già mi ha spezzato il cuore, Donnarumma, Calhanoglu con Lo l'Inter, cioè il allora, peggio vuoi del un peggio consiglio? che potevo vivere. Cioè... Volete un consiglio? Volete un consiglio che vi do Sì. spassionato e non vi piacerà? Non affezionatevi ai giocatori, ma non perché loro Lo siano sapevo, cattivi, immaginavo stavo dicendo... non perché siano cattivi, ma perché ormai è lavoro per loro. E io dico Non sempre, sono pronta. anch'io ho lasciato un progetto precedente, il posto dove lavoravo precedentemente, a fronte di un'offerta migliore, più importante, eccetera, eccetera, ho fatto una scelta, no? Poi lì parliamo di discorsi diversi perché ovviamente le cifre in causa sono sostanzialmente molto diverse, credetemi. Però per Un loro è pelino. lavoro, cioè Sì, per loro è lavoro come, non dico come per noi, ma per loro è un lavoro, è una carriera che dura quanto? 15 anni, la carriera di un calciatore, 10-15 anni. Non voglio giustificarlo. Voglio dire, abituatevi a queste situazioni. Finché non verrà tolto potere alla parte è dei terribile. calciatori, Cioè, ti rischia giuro, pochissimo. la vivo male. Però è Anch'io, cioè, terribile proprio quando perde. più che altro ti dico. Preferisco lo dico, cioè lo ripeterò fino alla morte, un Florenzi che arriva e durante l'intervista ti dice: io sono romano, cioè quindi non aspettatevi che io vi bacio la maglia, che faccio chissà che Ma è cosa, io sono giusto. romano, però farò il Farò mio tutto, dovere. È stata certo. proprio la cosa di farmi credere che diventerai, non lo so, il capitano a vita del Milan.
Oppure c'è l'analogo che dice: Beh, c'è no, l'Anoglu, spacchiamo penso tutto e che poi sia dopo 5 minuti lo no, vedo con la maglia dell'Inter, che la lui. cosa peggiore mai vista, eh. Però Esatto. sapete qual è il vero step che ha fatto il Milan? Che a un certo punto Vai. Donnarumma non riusciamo a rinnovare. Sai che c'è? Io vado Io su Nook. chiamo, mi muovo, compro un altro portiere, grazie, Ma arrivederci. così deve Çalhanoglu, va fare. bene, è andato. Esatto, è non esatto. può E sì, è vero, anche è con che vero. sì, Non si anche fa con più che sì. ricattare, questo è Ma vero. deve E fare così. anche perché se tu conosci e sei preparato nel mondo del calcio, credetemi, insostituibili non esistono. Mettetevi in testa questa cosa. Donnarumma doveva essere insostituibile. Noi siamo tutti contentissimi con Magnan adesso, basti. Ma Cioè. poi il Milan non ha mai avuto il portiere più forte del mondo in tutta la sua storia. Tolto Dida quell'anno Certo, lì che che era era stratosferico. stato appunto. Didone, Ma poi per il resto ha sempre Didone avuto in portieri alto. buoni che comunque ha fatto stagioni top, tipo Sebarossi, Abbiati e compagnia. Quindi, cioè, a me non è che Quindi, dispiace tanto siamo quello aver andati, perso è vero. Donnarumma. Ricordiamoci Mi questo. dispiace per la No, ma magari. persona, per come si è comportato lui. Perché io ho visto gli addii di Esatto. Sceva e Kakà. Cioè, non mi metto a piangere per Mamma Donnarumma. mia, lascia stare. Ma perché? L'addio di Pip, cioè no, non ce la posso fare. No, Basta, troppe certo, emozioni. Il abbiamo vissuto giorno prima addii. della Champions non ce la faccio. Abbiamo No, vissuto io c'è. addii molto più pesanti. Sì, indubbiamente. Io non devo affezionarmi alle persone per niente. Cioè, tipo, quando è andato via Cutrone, ok, un giocatore piccolino, mi si è spezzato il cuore, cioè, era tantissimo. Cioè, io pianto. Ma Tra perché l'altro, sì, ma perché Patrick. siamo abituati appunto al Milan di prima, cioè, o meglio, ai giocatori di prima dove. C'erano più bandiere, era Ragazzi, siamo abituati a meno, un diciamo. calcio vecchio, a un calcio che era romantico e non lo è Esatto. più, ma Non lo è non, più. c'è, cioè, non è che faccio il purista o il puritano, è così, ai No, tempi, ma e non tu è sai solo il bene, Milan, eh? Non è solo cioè. il Milan, non è solo il Milan, No, tutti i club. esatto. Ma tu sai, vorrei essere così perché veramente la vivo Raga, male. Cioè, quando Pirlo è andato alla guardate Cristiano sì. Ronaldo. A un certo punto ha alzato il telefono, ha comunicato a chi di dovere, signore, io me ne vado domani, raga, vendetemi, io me ne vado. Ah, è stato un piacere, io vado. Quindi Uguale. non affezionatevi, Giuventini defunti così all'improvviso. però si vede, per esempio, non mi aspetto a naso un comportamento del genere da Ficto Mori, non mi aspetto un comportamento del genere fondamentalmente da Kjaer. Non mi aspetto un comportamento del genere da Calà. Ma Diciamo io che. ormai invece ho l'ansia. Non La aspetta vivo con altro di lei. l'ansia. Sì, Su che cioè, mi sì. devo mettere in testa veramente che non mi devo affezionare. Su che sì lo vedremo, ma il problema poi lì, e chiudo, non è tanto il fatto che i giocatori se ne vadano. La cosa che infastidisce è che ovviamente vanno a scadenza e vanno Sì. via zero, non portando nemmeno un benefit Sì, a esatto. livello Infatti, secondo me economico. dovrebbero fare come in Questo. Inghilterra, comunque dargli un anno in più di rinnovo ogni volta che vanno in scadenza, così almeno qualcosina ci guadagni. La clausola che attiva il Chelsea, che ha attivato tra l'altro su Olivier Giroud. Sì, ma è giusta, cioè secondo me anche su Bakayoko, se non sbaglio, l'ha Sì, fatto. addirittura poi su Subac hanno dovuto rinnovare fino al Eh 2024 sì, per fare il prestito biennale. biennale. Però vabbè, lì era un altro discorso ancora. Detto ciò, io comunque sono fiducioso. C'è Paolo Maldini, c'è Frederic Massara, c'è Moncada, gente che conosce di calcio. Quindi se non sarà che sì, sarà un altro giocatore. Fino a 2 anni fa molti tifosi del Milan dicevano no, non volevano più Sì. Sì. vedere che sì, perché io me lo ricordo. Questo ti dimostra che quando le cose poi funzionano bene Ma per tutti. lo stesso Calabria è uguale, anche Calabria era deriso da tutti, Calabria, cioè. Invece adesso. Calabria, ma anche all'inizio l'arrivo di Salemaker, per esempio, o Sì. lo stesso Brahim, in pochi Ma io si Brahim fidavano io di sono il Brahim. primo, Io pensavo che Brahim era un Suso 2.0, Perché senza averlo No, mai io lo visto, conosco. La vedo con Per me era così, poi mi sono ricreduto perché comunque ha Io dimostrato lo che è un conoscevo, altro. lui tra l'altro veniva dal City, era uno di quei Wonder Kids del City, uno dei tanti andati via dalla Spagna, come tra l'altro Dani Olmo che è andato via dalla Spagna, dalla cantera del Barcellona per andare a giocare alla Dinamo Zagabria e ricominciare quasi da zero. E Brahim Diaz, un altro che è andato via dalla Spagna però si sta confermando il giocatore interessantissimo.
secondo me di ottimo livello, e secondo me dobbiamo ancora vedere tanto da Brahim. Sì, anche secondo me, Io anche secondo me. un cippino me lo gioco su Brahim, che quest'anno ci darà una grossa mano, grossa. Sì. Va bene, Va bene, va siamo bene. 23, siamo È il momento di arrivati al Champions. Sì. scadere del tempo. Adesso tutti connessi. Esatto. Vado a vedere Bayern E Barça. niente, ancora va bene. Grazie mille veramente di questa chiacchierata, di averci raccontato un po' di te. Veramente grazie. E ringrazio anche Raga, grazie a Chiara. voi. Grazie a voi. Esatto. E niente, spero che con gli allenamenti riusciremo a incastrarci. Speriamo. Dico sempre di seguirci sui social e basta. Alla Veramente prossima. Ci vediamo alla è stato prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.